Allora, il capitano Lorenzo Fiale, sei il primo capitano del nuovo FC Ponzacco che è nato nel 2011 ad alzare una coppa al cielo. Beh, fa molto piacere, direi che l'abbiamo meritata, l'abbiamo onorata al massimo questa coppa e insomma l'abbiamo portata a casa. Ecco, te che sei, diciamo, il giocatore più esperto di questa squadra, come ho chiesto anche agli altri, quanto era pericoloso sottovalutare l'incontro, ma soprattutto le energie spese domenica. Siete stati veramente, secondo me, dei professionisti in questo. Beh sì, se ne parlava un po' prima nello spogliatoio, abbiamo speso tanto queste due partite perché praticamente sono state due finali, perché anche quella di domenica insomma, è una partita molto importante per il campionato. Direi che l'abbiamo affrontata bene, con la mentalità giusta, come abbiamo fatto, cioè come stiamo facendo dal 22 di luglio, e poi si vedono i risultati perché insomma la squadra c'è, la squadra ci piace, mi piace, insomma va bene così. Ecco, il mister nello spogliatoio mentre facevate festa giustamente ha detto ragazzi, scherzava, poi ha detto ragazzi basta, da domenica c'è da ripensare al pesce, ha subito la testa al campionato. 7 punti di vantaggio, c'è da gestire questo vantaggio, soprattutto allungarlo ancora di più. Beh, è normale, lui ce l'ha detto, non lo so se scherzasse. È normale che insomma, bisogna pensare anche al campionato, anzi soprattutto al campionato, e abbiamo 24 ore per recuperare e poi piano piano prepareremo anche questa importantissima partita col Pescia, perché insomma, sappiamo che è un campo tosto, un campo duro, ma sicuramente insomma, ci faremo trovare pronti. Ecco, domenica c'erano circa 850 persone a Ponzacco, te che hai calcato campi della Serie C, è un pubblico che merita soprattutto altre categorie. Sì, domenica è stato davvero, il colpo d'occhio era davvero importante. Sai, Ponzacco, penso, mi pare aver capito che sia una città, una società che richiede molto, molto calcio, ha proprio voglia di fare calcio, quindi insomma ce la stiamo mettendo tutta per far riportare la gente allo stadio e domenica penso sia stata la dimostrazione, fortunatamente abbiamo vinto, quindi insomma penso che la gente debba essere contenta di questo.